Amici, bentrovati. Questa è una puntata diversa dal solito, perché un po' come quei film d'autore che partono con la fine, anche questa puntata, se vogliamo, parte da un certo punto di vista dalla fine. Osservatemi attentamente. Guardate come sono vestito. Secondo voi sono impresentabile? Sono dozzinale? Ne parliamo però dopo la sigla. Che non si dica che io non testi le cose. Io ho qui davanti a me tre pacchi. Da dove arriveranno questi tre pacchi? Ovviamente da Amazon. Prendiamo il coltellino, così vi faccio vedere come, una volta ordinato questi prodotti, come arrivano a casa. Ovviamente la confezione non è minimamente paragonabile a quella scicchettosa, così insomma, di classe, ricercata di Lanieri e di altri, insomma, produttori italiani blasonati. Ovviamente si sta parlando di altre fasce di prezzo. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Tanto facciamo una bella cosa. Questi qui mettiamoli qui sotto. Ecco qua, Meraki, vedete, Meraki è la linea dei prodotti di Amazon, a basso costo, ne testeremo la qualità. Pantaloni, classici pantaloni khaki, guardate, qui c'è scritto Made in Bangladesh, quindi è ovvio che costino meno dei prodotti fatti da noi italiani, con tessuti da noi italiani, eppure, però, questo è una bella stoffa, dovrebbe essere, adesso lo vediamo, dovrebbe essere cotone al 100%. Andiamo ad aprire. Questi sono classici chinos, chiamateli un po', pronunciateli un po' come vi pare, io credo che la pronuncia corretta sia chinos, mi hanno ripreso diverse volte, se sbaglio qualche virgola, qualche pronuncia, giustamente voi mi riprendete subito. Allora, guardate però, dunque, vi faccio notare, intanto ci sono due bottoni di ricambio, poi andiamo a leggere l'etichetta che ci dice, mi prendo gli occhiali perché io ormai ho una certa età e a una certa non ci si legge più. Vediamo, ecco, in effetti c'è 97% cotone e 3% elastane, quindi in effetti si sente, quindi no, devo dire che il tessuto è molto convincente, vedete, proprio in ragione della piccolissima percentuale di elastane, è leggermente elastico, quindi devo dire che nonostante tutto mi sembrano ben realizzati, il materiale è buono, le cuciture sono buone, lo potete vedere anche da voi, non mi sembra così ad una prima occhiata di riscontrare difetti particolari e quindi per quello che costano direi che ci si può ritenere più che soddisfatti, ora vedremo se mi stanno. Poi cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo? Andiamo ad aprire Amazon Prime. E voilà! Guardate che bellino! Anche qui andiamo a prendere, ovviamente, la scatola è quella che è. L'imballaggio è praticamente inesistente. Però, Meraki, ecco, se prima i nostri pantaloni erano fatti in Bangladesh, questi, vediamo dove sono fatti, non sono fatti in Bangladesh, sono fatti made in Vietnam, ecco la ragione per la quale costano così poco. Però, vedete, tutto sommato, ad una prima occhiata, il tessuto, oddio, devo dire che tutto sommato, andiamo ad aprire, vediamo anche i cartellini, lo controlliamo insieme, le cuciture, devo dire, sicuramente ovviamente fatto a macchina, ça va sans dire, la taglia qui 3XL, quindi non è una taglia precisa, no?
chiaramente. Speriamo che mi stia, se non ci sta, si rispedisce Amazon. Possiamo tentare di farlo correggere, ma da un sarto, ma costa di più il tentativo di correzione. Quindi non so al gioco quanto valga la candela. Però il tessuto, devo dire, è un po' grossolano, se vogliamo, un po' grossolano. Però non mi sembra malaccio, anche qui per quello che costa non mi sembra malaccio. Andiamo un po' a vedere se si riesce a recuperare il cartellino, eccolo qui. Allora, vediamo, intanto anche qui due bottoni di ricambio, uno più piccolo, che cos'è? Quello più piccolo, non si sa. E uno più grande per, eccolo, qui per la manica. E uno più grande per o il polsino o per la bottonatura frontale. Andiamo a vedere i componenti. Vedete, è fatto da 96% cotone, 96% cotone e 4% di elastan. Quindi anche in questo caso dovrebbe essere leggermente elasticizzato. Sì, esatto. No, va bene, devo dire che tutto sommato, ragazzi, cioè, stiamo parlando di prodotti veramente ultra economici, ma Amazon, ragazzi, quando fa qualcosa, le stecche ovviamente non sono estraibili, ma ci sono un'anima interna cucita qui internamente. Però, dai, devo dire, tutto sommato, ovviamente siamo ben lungi dalla qualità italiana, ma se uno ha corto di budget, devo dire che fa la sua bella figura, dai. Perfetto, andiamo adesso a vedere l'ultimo pacchetto. Eccolo qua, l'ultimo pacchetto. Open here. Aprire qua. E noi apriamo qua. Andiamo a vedere, cari amici, cosa c'è qui dentro. Tadan, Meraki, ormai l'avete imparato a conoscere. Vi lascio il link di questi prodotti in descrizione. Quindi non ditemi che non vi ho avvisato. Andiamo ad aprirlo di qua. Qui ci sono una serie di attenzioni. I sacchetti di plastica possono essere pericolosi per il soffocamento. Vabbè. Apriamo. Ed ecco qua il nostro bel blazerino. Il nostro bel blazerino. Ultra economico. Scusate, ho toccato il microfono. ultra economico, e qui devo dire si vede più che altro dalla, insomma, è il tessuto più che altro che salta subito all'occhio. Per la fattura in generale, sfoderato, c'è questa fodera qui, andiamo a leggere il cartellino. Ecco, questo è fatto in Cina, made in China, quindi Bangladesh, Vietnam e Cina. Però vorrei vedere anche i componenti, che dovrebbe essere questo, dovrebbe essere l'unico che non è naturale. Tra l'altro qui vedete c'è scritto prodotto per Amazon Sar Lussemburgo, quindi questa è la linea fatta in Asia, ma esclusiva per Amazon. 81% poliestere, completamente plastica, poliestere, 10% viscosa e 9% elastane. Quindi, d'altronde, ragazzi, cioè, una giacca, un blazer, 50 euro, ma nemmeno nei mercatini più malfamati. Però, dai, se uno proprio è a corto, ha bisogno di un blazer e non ha grandi esigenze, l'occhiello qui è praticamente cucito. La pecca principale è il tessuto. È il tessuto che, vabbè, è un tessuto come si dice, sintetico, e quindi io li odio, i tessuti sintetici, però lo volevo provare e l'ho provato. Bene. Ed eccoci dunque giunti a tirare un po' le conclusioni sull'abbigliamento marchiato Amazon, l'abbigliamento
che indosso oggi. Oggi io sono praticamente vestito da Amazon. Un abbigliamento proprio a basso costo, a bassissimo costo. Cerchiamo un po' di analizzarlo. Allora, partiamo dalla cosa che mi è piaciuta di meno, cioè il blazer. In realtà, sono convinto che da lontano l'impatto tutto sommato positivo, perché è piuttosto aderente. Ho avuto la fortuna che mi veste tutto sommato bene, non ci sono grossi errori, forse un po' corto, al limite un po' corto, però anche insomma, essendo un po' robusto, potevo aspettarmi qualcosa di peggio. Quello che non mi piace del blazer, beh, è proprio la consistenza, perché dei tre elementi che andiamo a analizzare oggi, sono l'unico elemento che è tutto sintetico e si sente. Le tasche, queste qui che vedete, sono finte, non sono vere tasche. C'è da dire però, quantomeno, che le tasche interne ci sono, entrambe, sono tutto sommato funzionali, assolvono al loro scopo. Per quanto riguarda invece la camicia, devo dire che questa è quella che è l'elemento che mi ha colpito di più, perché è fatta quasi interamente in cotone, c'è solo una minima percentuale di elastan che la rende infatti un po' elasticizzata. Mi tolgo la giacca, perdonatemi. Mi veste tutto sommato bene, pur non essendo una camicia su misura, magari forse le maniche sono un po' lunghe per la mia corporatura, però tutto sommato mi veste bene. I polsini hanno due bottoni, quindi sono regolabili in base alla misura del polso di ognuno di noi. Io purtroppo ho i polsi molto stretti e, come vedete, in effetti anche abbottonati stretti restano piuttosto abbondanti. Comunque, ecco, la consistenza del tessuto mi piace, i bottoni sono spessi, sembrano di madreperla, sicuramente non sono di madreperla, ma comunque non fanno tutto sommato una brutta figura. Per quanto riguarda i pantaloni, quelli che io chiamo chinos, beh, devo dire che sono rimasto tutto sommato soddisfatto anche da questi. Sono morbidi, il tessuto è buono, tutto cotone, con una piccola percentuale di elastan che quindi li rende elasticizzati. Se vogliamo, mi vanno bene in vita, se vogliamo sono un po' abbondanti attorno alle cosce, però vi ricordo che Amazon le fa anche nella variante più strette, più slim. Allora, tutto questo outfit, come dicono gli anglosassoni, questa mise composta da camicia, giacca, blazer e pantaloni, l'ho pagata 97 euro, tutto quanto, perché 50 euro il blazer, 25 la camicia e 22 i pantaloni. Quindi con una cifra veramente irrisoria mi sono portato a casa una mise, diciamo, di emergenza. Io sono convinto che tutto sommato non sia così dozzinale da essere impresentabile, tutt'altro. Chiaramente per chi vuole la qualità, per chi vuole la vera eleganza, l'ho sempre detto e sempre lo ripeterò, la strada è una sola, cioè quella del su misura. Però per chi non può permetterselo, secondo me questa è un'interessante alternativa. In descrizione, per chi fosse interessato, vi lascio i link diretti a questi tre prodotti. La linea, vi ricordo, è quella della Meraki, proprietaria proprio di Amazon, e che insomma mi ha lasciato piuttosto sorpreso dal punto di vista della qualità prezzo. Per il momento è tutto, io chiedo a voi anche un vostro parere, cosa ne pensate di questa mise, anche in funzione del costo. Se qualcuno soprattutto l'ha provata, lo invito a commentare per dirci i suoi pareri. Grazie ancora e, come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto. We'll be right back.